Ben trovati, Davide il Critico. Oggi pagellanze di Bologna-Lazio 1-0. Siamo sesti. Decimo risultato in campionato utile consecutivamente. Undicesimo se ci aggiungiamo la Coppa Italia. Questo è ciò che stanno facendo un gruppo di ragazzi allenati da un grande allenatore e scelti da un grandissimo dirigente, ovvero Sartori, perché stanno regalando delle emozioni uniche a una piazza che ne aveva davvero tanto bisogno da tantissimo tempo. Quindi bravi ragazzi, orgoglioso di voi. Però siamo qui per fare le pagellanze, quindi prima ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Anche questo video lo faccio con questa felpa per ricordarti che Lollo De Silvestri ha deciso di utilizzare il suo gol contro il Frosinone, un gran colpo di testa da fuori area, per dare una mano a chi? Alla Fondazione Sant'Orsola, che si occupa di tumori. Quindi acquistando la maglietta con il link che vi lascio qui in descrizione potrete dare anche una mano acquistando una felpa o una maglietta davvero molto molto bella. Grazie a Berna. Pagellanze, partiamo col portiere. Lukas Skorupski, 6. Da sicurezza, qualche sbavatura nei passaggi sia con le mani che con i piedi, però da sempre sicurezza al reparto e contro una Lazio che la butta molto sulla bagarre, potresti essere deconcentrato. Non succede a Lukas. 6. Difesa. Ragazzi, parto con quello che secondo me ha il voto più alto. Sam Bökema. 7,5. Non passa nessuno. Nessuno. Imposta perfettamente. Non sbaglia un passaggio e ha il coraggio di verticalizzare spesso. Bökema 7,5, grandissima gara, bravissimo Sam, bravissimo zio Sam, bravissimo. Riccardo Calafiori, altra partita più che sufficiente, perché Ricky prende 7. Ragazzi, fatelo protetto, fatelo Calafiori, 7. Altra partita incredibile, oggi Calafiori e Bökema, una coppia che dà una sicurezza allucinante. E non prendiamo gol, infatti. E non prendiamo gol. Perché tutti questi risultati utili consecutivi passano da dei difensori che stanno facendo delle prestazioni assolutamente di un livello estremamente alto. Estremamente alto. Terzini, Lico Giannis, gli do 7 anche a Lico. Lico, bravissimo. Lico era sulla porta di Casteldebole per andarsene quest'estate, rimane, è un professionista e lo dimostra in campo. Oggi 7, ottima gara. Dall'altra parte Posch 6,5, comunque più che sufficiente. Siamo un po' in fase di rodaggio ancora, però sicuramente ha sfornato una prestazione più che sufficiente. Centrocampo Ebischer, Freuler, Ferguson. A Ebischer do 6,5. Sì, qualche passaggino può averlo sbagliato, ma è padrone del centrocampo. Freuler 6. Tanta corsa, qualche giocata a palla al piede non precisissima, ma sicuramente sufficiente la sua gara. Ferguson, il guerriero Ferguson, 7,5. Fa gol, gli basta un'occasione e fa gol. Perché lui è un centrocampista che lotta su tutti i palloni, ma che sa un fondamentale del calcio, ovvero che chi fa gol vince. E lui prova sempre a fare gol e spesso ci riesce. Ferguson 7,5. Davanti Orso 6. Molto casino, la prova è sicuramente sufficiente per me verso il 6,5. Perché è vero, non fa gol, ma non è che se Orso non fa gol non deve avere una sufficienza. Qualche sbavatura c'è stata, ma sempre all'interno della gara e altra gara matura.
Mentre altri anni si estraniava dal gioco del Bologna provando a mettersi in proprio, adesso è un tassello di una macchina, di un carro armato da 11 risultati utili consecutivi. Quindi anche Orso, pur ogni tanto non facendo gol, perché non è che tutte le domeniche i giocatori fanno gol, è un ingranaggio di questo carro armato. Saelemaekers, Saelemaekers, abbiamo vinto, ti do 5 e mezzo, ma tu sappi che anche in caso di pareggio, non solo di sconfitta, la tua prova sarebbe stata da 5. Tanti errori, un primo tempo bruttissimo, bruttissimo. Io quest'estate ero contento soprattutto di due acquisti, oltre che Carson, Saelemaekers e Froehler. Ad oggi, sono sincero, mi aspettavo qualcosina in più, ma la cosa più incredibile di questo Bologna dal sesto posto è che secondo me i margini di crescita sono spaventosi. Sono spaventosi. Perché Froehler e Saelemaekers arriveranno. E quando arriveranno anche loro, ragazzi, altro che carro armato. Altro che carro armato. Virze, grande gara, grande assist, lo vedo anche sotto la nostra curva, quando difendiamo sotto la nostra curva, tornare e caricare anche il pubblico. Virze, 7, grande centravanti. Grande centravanti, ogni domenica spariscono sempre più persone che hanno dei dubbi su ciò che puoi fare tu come centravanti del Bologna. Entro Natale non ci sarà più nessuno con dei dubbi e secondo me ne sono rimasti davvero pochissimi. Chi è entrato dalla panchina? Moro, 6 e mezzo. Buona gara. Perché io lo ricordo, è l'unico centrocampista che abbiamo con quelle determinate caratteristiche. Entra in campo, prima palla che tocca, verticalizzazione. Fondamentale nella nostra rosa. Moro, 6 e mezzo. Christensen, 6, entra a poco tempo, tiene bene la posizione. Ndoye, 6, stesso discorso, poco tempo, qualche puntata, però, sufficienza piena. Fabian entra al 93esimo SV. Ora parliamo di chi ha completamente cambiato le ambizioni di questa squadra. Thiago Merlino Motta, a cui io do 8. Undicesimo risultato utile consecutivo. Il Bologna è un carro armato. Il Bologna oggi è la peggior squadra contro cui tu possa giocare in Serie A. Ma non lo dice Davide il Critico, lo dicono i numeri. Lo dice Inter Bologna. Lo dice Juve Bologna. Lo dice Bologna Napoli. Lo dice Bologna Lazio. Lo dice Monza Bologna. Lo dice Sassuolo Bologna. Lo dice Bologna Cagliari. Lo dice Bologna Empoli. Lo dice Bologna-Verona, lo dice Verona-Bologna, lo dicono 11 risultati utili consecutivi contro grandi squadre, contro neopromosse, contro squadre da metà classifica in trasferta. Non lo dice Davide il Critico. Tiago, bravo, 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 bravo. Non so per quanto tempo rimarrai sulla nostra panchina, io mi sono già espresso su quello che secondo me sarà il tuo futuro già il prossimo anno. Quello che posso dire è che davanti a te hai davvero tanta, tanta strada che sono sicuro percorrerai e spero di farne il più possibile con te perché mi sto divertendo davvero tanto. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Forza Bologna, sempre ragazzi, verso Firenze. Tutti in quel settore ospiti. Tutti.